Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come pulire e igienizzare il climatizzatore fisso. Prima di iniziare, per favore, vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Bene, la prima cosa da fare sicuramente è quella di accendere il climatizzatore. Adesso dal quadro elettrico togliamo la corrente al climatizzatore. Se siete fortunati, il vostro elettricista vi ha segnato qual è il tasto giusto da abbassare per togliere la corrente solo al climatizzatore. Nel mio caso, visto che il climatizzatore è stato montato in un secondo momento, mi toccherà staccare la corrente generale. Ok, apriamo pure questo, tanto non si rompe, non vi preoccupate. E sganciamo la scocca esterna, questa parte qui in plastica, semplicemente tirandola e sollevandola. Allora, alcuni modelli si stacca completamente, altri rimane così sollevata e andiamo a lavorare in questa parte qui. Allora, se volete aiutarvi e lasciarlo aperto, potete prendere un pezzo di cartone e inserirlo qui dentro. Così rimane un po' più aperto. A questo punto dobbiamo sganciare i filtri, quindi solleviamo qui, vedete, e li sfiliamo. E questi li laviamo a parte. Stessa cosa per questo qui. Ok? Allora, per prima cosa utilizziamo questo prodotto per pulire. Questo non è un disinfettante, ma è uno sgrassatore fatto apposta per i climatizzatori e serve proprio per pulire tutta la parte interna. Ho dovuto togliere le etichette per evitare che YouTube mi bloccasse il video, però se volete scoprire di che prodotto si tratta, vi lascio il link in descrizione qui in basso, potete cliccarci sopra, visualizzate che prodotto è, quanto costa e poi se decidete di comprarlo lo comprate, se no niente. Comunque vi lascio il link qui sotto in descrizione. E quindi lo spruzziamo così. Agitiamo un po'. Facciamo sia la parte bassa che quella alta, facendo attenzione a non spruzzarlo nelle parti elettriche che in genere sono qui da questa parte. In questo caso sono coperte. Ok. Spruzziamo anche in questa parte qui. Non vi preoccupate perché quello che spruzziamo qui all'interno andrà a finire nella canalina di scolo. Adesso lasciamo agire questo prodotto per circa un quarto d'ora. A questo punto dovete decidere se volete soltanto a questo punto risciacquarlo o utilizzare l'igienizzante, perché per il momento l'abbiamo soltanto pulito, abbiamo tolto le impurità. Quindi se volete solo risciacquarlo dovete adoperare quegli spruzzini, non so se avete presente quelli per le piante, utilizzare dell'acqua depurata, avete presente l'acqua che si usa per i ferri da stiro? Ecco, non usate l'acqua del rubinetto perché quella comunque è piena di calcare e rischiate comunque di danneggiare o di rovinare il climatizzatore. Quindi procuratevi dell'acqua depurata per i ferri da stiro che trovate tranquillamente in tutti i negozi, nei centri commerciali o nei mini market, e risciacquate usando sempre uno spruzzino, come quello che abbiamo usato adesso, però anziché esserci dello sgrassatore all'interno ci sarà appunto l'acqua depurata, e lo risciacquate così, fate 3-4 passate e lo sciacquate per bene. E così avete pulito il climatizzatore. Se invece il vostro interesse è poi anche quello di igienizzarlo, allora potete anche saltare questo passaggio, quindi non utilizzare l'acqua depurata per risciacquarlo, ma agire direttamente con il prodotto per igienizzare. Quindi una volta che è passato circa un quarto d'ora, 20 minuti, che lo sgrassatore ha agito e ha fatto il suo effetto, possiamo utilizzare questo, che è proprio il prodotto giusto per igienizzare. Quindi agitiamo un po' e facciamo così.
Allora, un mio consiglio è quello di mettervi una mascherina, di quelle che si usano adesso, sicuramente ce l'avrete in casa, quindi mettetevi una mascherina e proteggetevi perché comunque questo prodotto non è un prodotto 100% naturale e quindi se ve lo respirate sicuramente vi fa male. E adesso spruzziamo anche da questa parte, qui. Arrivati a questo punto, lasciate agire anche questo prodotto per circa un quarto d'ora, 20 minuti, dopodiché riattivate la corrente dal quadro elettrico, accendiamo il climatizzatore e lasciamolo andare per circa un'oretta. Una cosa molto importante, aprite le finestre e lasciate areare il locale, è molto importante perché comunque questo prodotto, ripeto, non è naturale, non è un prodotto naturale, quindi non dobbiamo respirarcelo. Quindi è molto importante far areare il locale. Bene, se alla fine di tutto vi siete ritrovati in questa situazione, cioè chiudendo l'aletta, questa non rimane su, non si è rotta, dovete semplicemente accendere il climatizzatore, chiudete forzando piano piano l'aletta, tanto non si rompe, e a questo punto potete spegnerlo. Vedete? Adesso è a posto.